Alcuni possono ritenere che una vocazione sia come un fulmine che ti colpisce all'improvviso e ti lascia stordito. Per me non è così. Per me la vocazione è come un filo d'oro che attraversa un tessuto che mano a mano che si costruisce dà senso a tutto. Quindi, per dire questo, devo dire anche che il Signore rispetta la legge della gradualità che ognuno di noi sa di dover, no? Quindi non sembrerà noioso se faccio un po' di background su cose personali. Dunque, io sono l'ultimo di 6 figli. Quando sono nato io, mia madre aveva 35 anni, mio padre 48. Rispetto agli altri ero sempre l'ultimo, in un caso o nell'altro ero sempre l'ultimo che contava di meno, insomma. Ero il più piccolo, contavo niente. Inoltre ero in tempo di guerra, insomma, gracile, debole, fragile, insomma, no? Sempre un po' maleticcio. A 4 anni ebbi una polmonite, mi salvarono con gli antibiotici che erano appena stati inventati. Praticamente ho sempre saputo di contare poco e niente, non avevo molta autostima, insomma. D'altronde neanche i miei fratelli e sorelle avevano molta autostima, probabilmente perché avendo una famiglia così numerosa non è che avevano potuto studiare, quindi nessuno ha preso la terza media. E tant'è che io in quarta elementare, all'Adelaide Cairoli, fui rimandato in 4 materie. Non avevo nessun supporto, ero lasciato un po' a me stesso, insomma. D'altronde loro, appena in età utile, potevano andare a lavorare, quindi fare qualche soldino e rendersi un pochino più autonomi, quindi fare le loro, prendersi i loro svaghi, la piscina, il cinema, andare a ballare, no? Andare al mare. E io stavo sempre lì, nessuno mi portava. Le prime parolacce le ho imparate dalla finestra di casa. Si capisce che per me la scuola era molto sofferta, insomma, no? Rifiorivo un po' l'estate quando finiva la scuola, stando per strada, quando ero in età di poter stare per strada. Mio padre era un uomo semplice, faceva il tranviere, aveva fatto la quinta elementare e aveva però una grande fede. E lui molte volte, per togliermi di mezzo, per alleggerire un po' il peso della famiglia, mi portava a letto con lui la sera perché andava a letto presto, perché la mattina si alzava alle 5, si doveva alzare alle 5, ma lui si alzava alle 4 e mezza perché doveva fare mezz'ora di preghiera. Quindi portandomi a letto con lui, spesso mi raccontava i brani della scrittura, specialmente dell'Antico Testamento, per me era una bella cosa conoscere l'Esodo, per esempio, no? Questo Dio che combatte col faraone e che poi, no, persevera fino a liberare sto popolo. Quindi diciamo che io da piccolo, da mio padre, ho respirato questo clima di fede, però non me ne rendevo conto. Per me, anche perché lui faceva parte di una comunità che la chiamava l'apostolato. Lunedì lui andava all'apostolato, leggevano la Bibbia e il martedì me la raccontava, insomma. E io facevo parte dell'apostolato, che poi in effetti si chiama apostolato itinerante. Praticamente, facendo parte di questo gruppo, per me era quasi una cosa di famiglia, era naturale, insomma, non è che facessi molti pensieri su questo. Però per varie vicende familiari che non sto a raccontare, eccetera, io non feci la prima comunione. Quando cambiamo casa in un'altra parrocchia, viceparroco, sapendo che a 13 anni non avevo fatto la prima comunione, ne feci una per sbaglio a San Giuseppe, ma era per sbaglio quella, non valeva. Quando feci la prima comunione, che non avevo fatto la prima comunione, lui mi fece un corso rapido e mi fece fare questa prima comunione. La cresima a San Pietro, mio fratello patrino, quindi una proprio liscia, non c'era niente di che, perché abbiamo avuto dei problemi economici in famiglia, sfratto esecutivo, eccetera. Credo che a questo punto a buon diritto potrei citare il profeta Amos che dice: il Signore mi prese di dietro il bestiame.
poi ci trasferimmo nella parrocchia di San Pio V. Io mi avvicinai un pochino all'oratorio, facevo vice segretario. Un giorno mi fecero fare una sostituzione di un catechista che non c'era, e a un certo punto un bambinetto piccolino, dopo la lezione, mi dice: ti devo dire una cosa. Allora mi sono abbassato e mi ha dato un bacio. Dico: il Signore tante volte ha vie strane per farti capire le cose. E da lì mi è nata un po' l'idea di fare il catechismo. Poi seppi che sto bambino aveva perso il padre da poco tempo. E così cominciai a fare il catechista. Mi ricordo che c'era nella mia classe Fabio Zavattaro, lo conoscete, no? Giornalista della RAI. Ecco, era un bambinetto piccolino a quel tempo. Quindi questa è stata un po' la mia... E adesso questo bambinetto lo vedo un padre di famiglia, con i figli, insomma, e quando ci troviamo ci abbracciamo sempre. Ho detto: sei stato tu il colpevole. 5 anni ho fatto il catechista in quella parrocchia, poi le cose sono andate diversamente e ho frequentato altre parrocchie, tra cui Gesù Divin Maestro, la parrocchia del Crocifisso, Sant'Ambrogio. E, però a un certo punto ero già sposato quando sentivo che c'era un'esigenza diversa, cioè quello non di occuparmi solo dei bambini, perché i bambini hanno tante persone che se ne occupano, eccetera, ma di occuparmi delle persone che sono di mezza età, perché per i bambini si fa molto, per gli anziani anche si fa, però per le persone di mezza età era un po' difficile. E mi ricordo che mentre facevo queste riflessioni, eccetera, una sera al buio, così, mentre stavo riflettendo, mi passò come un'ombra un pensiero. E dicevo: ma io ho fatto queste esperienze, però dove portano queste esperienze? Così, questo pensiero così fugace mi fu così, tant'è che lo ricordo come se fosse oggi. Chissà, un giorno voglio andare a vedere che cosa ne è di quella comunità di dove faceva parte mio padre. Però mio padre era malato, stava lì. Però poi è finita così, insomma, no? Dopo qualche anno mio padre morì e vennero i suoi amici a trovarlo, che io conoscevo da bambino, ma erano grandi e grossi, e vennero a trovarlo e mi invitarono ad andarli a trovare in comunità, questo apostolato itinerante, eccetera, che facevano missioni. E mi ricordo che quando mio padre, chissà cosa avrebbe dato per vedere un figlio di 6 far parte della comunità, però da vivo non l'ha mai visto. Allora mi viene in mente sempre quel passo del Vangelo: se il chicco di frumento non cade in terra e muore, non porta frutto. La prima volta che fui introdotto, diciamo, in comunità, mi presentarono al segretario, che era un industriale, insomma. Mi presentarono al segretario e dissero: questo è il figlio di Amedeo, eccetera. Quello mi puntò il dito e mi disse: tu hai un pesante retaggio sulle spalle. Io mi sentii piccolo piccolo, in effetti. Non sapevo che voleva dire, però l'ho capito dopo. E così pian piano mi resi conto che questo percorso era un percorso vocazionale. Trovai che persone semplici ma piene di fede andavano in missione a portare la parola di Dio, che si pregava e si condivideva serenamente il cammino di fede. Chi andava sistematicamente in ospedale, c'è gente che non si è sposata per fare questo, poi ha fatto voto di castità, che andava sistematicamente in ospedale, si girava tutto il policlinico e padiglioni a trovare gli ammalati, chi prendeva le ferie per andare in missione, chi lasciava la famiglia per qualche tempo per fare apostolato. E trovai questo spessore di fede che mi conquistò. Iniziai con la prima missione, mi pare fosse nel 74-75 all'Aquila. Mattina andavamo a lavorare, il pomeriggio partivamo, facevamo la missione, ritornavamo la sera. Da allora ne feci tante, tante altre. Mi accorsi presto di questa gente, senza saperlo, che visitavamo, che aspetta la parola di Dio. E che, questa è una consapevolezza che presi col tempo,
che Dio non ascolta solo le preghiere dei cristiani, ma ascolta anche il silenzio dei molti, il quale ci fa più responsabili come comunità credente. In seguito mi fu ordinato di entrare nel consiglio direttivo di questo apostolato itinerante e dopo qualche anno, nell'82, vollero farmi presidente. Ci sono i scherzi da preti fatti da laici. Vabbè. Ma quello che mi premeva e tuttora mi preme è che oltre all'annuncio, al risveglio di fede, ci sia un cammino comunitario per consolidare e approfondire la fede. Così fu indotto ad animare gruppi dove capitava e con essi si cercava un'attività rispondente alle possibilità locali. Dice la Bibbia, il Signore raduna il suo popolo. Allora questo era un compito che io lo sentivo forte. Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Fare esperienza di Chiesa attraverso la comunità, altrimenti rischia di diventare un'astrazione. Attraverso le persone concrete. Quindi cominciai oltre a fare tutto il resto, ad animare dei gruppi. Insomma, con un gruppo per 7 anni facemmo volontariato al carcere minorile di Casal del Marmo e per altri 5 anni al cronicario del Buon Pastore. Con altri 2 gruppi di giovani e di signore, le visite agli anziani in casa di riposo, sulla Pina Sacchetti, ex Ompi, quello che doveva essere lo scolasticato internazionale degli Oblati, che poi è diventato del comune, insomma, no? Andavamo lì il sabato, ci dividevamo in coppie, ci facevamo dare l'indirizzo, la stanza degli anziani ammalati che non scendevano per la cena e noi andavamo a trovarli. E così facevamo anche lì un po' di missione. Con un altro gruppo a Ottavia, per 5 anni abbiamo fatto volontariato presso un istituto dove avevano ragazze adolescenti in difficoltà. Queste ragazze erano famiglie disastrate e noi spesso le prendevamo il sabato, le portavamo a casa, le portavamo a spasso la domenica e la sera della domenica le riaccompagnavamo. Spesso facevamo festa dei loro compleanni, insomma facevamo in modo che avessero un'idea di una famiglia, insomma. Ecco, tutte queste attività, poi in alcune case siamo riusciti con le catechiste ad andare a trovare le famiglie dei loro ragazzi per evangelizzarle. E le catechiste dicevano, adesso capisco tante cose perché il ragazzino si comporta così, 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 perché nel dialogo a tu per tu le cose escono fuori meglio. Ancora per 7 anni abbiamo fatto volontariato in una casa di madri nubili, ragazze madri, insomma. E facevamo la stessa cosa, prendevamo la ragazza, il bambino, le portavamo a spasso e poi le riportavamo, insomma. Va bene, tutto questo naturalmente nello spirito del servo inutile che quando ha fatto tutto quello che doveva fare, il Signore gli dice ancora servimi, perché il Signore ci dà un incarico, una responsabilità ulteriore per amore, perché ci vuole bene. Questo è tutto.